Dicevo, mi avvierei verso le conclusioni e lo vorrei fare, la prendo dopo, lo vorrei fare con una domanda un pochino che alleggerisce queste riflessioni interessanti, diciamo, poi ci siamo scelti come tema l'intelligenza artificiale, quindi dovevamo andare anche sull'hardware, diciamo, non potevamo restare solo su software. No, la domanda invece è questa, se oggi invece avessi una curiosità come quella che avevi 30 anni fa, 40 anni fa, 40 anni fa, scusami, mi sono, diciamo, ho fatto un piccolo sconto. A chi ti rivolgeresti? Cioè, un'intervista così oggi, ci hai detto che vorresti andarla a fare all'aldilà Berlinguer, quindi immagino già la risposta non sia proprio improntata all'ottimismo, però se tu vorresti, se tu volessi una visione, a chi andresti a chiederla? Chi intervisteresti? Ma prima, prima di risponderti fammi fare una piccola riflessione ancora, 3-4 minuti, perché io penso che noi dobbiamo cedere rapidamente il passo a Roberto Loscani e a tutti gli amici dell'Unità che raccontano di 100 anni, non di un giorno. La riflessione è questa, alcuni dei principali fondatori, creatori e dirigenti di imprese di intelligenza artificiale ci hanno ammonito recentissimamente sul fatto che non sono sicuri che non possano emergere dei rischi molto grossi, non dei rischi tecnici, dei rischi di civiltà umana, esattamente di quello di cui stiamo parlando. Allora, io non so quali saranno esattamente questi rischi, so che da allora in poi tutti gli stati, compreso il nostro, il prossimo G7, discuteranno gli criteri, di regole, di leggi all'intelligenza artificiale. Staremo a vedere. Ma una cosa già la sappiamo, e si tratta di un paradosso assoluto. Cioè, l'epoca dell'intelligenza artificiale è un'epoca che preclude qualsiasi previsione sul futuro. Cioè, noi non sappiamo quello che potrà succedere. E ci infuturiamo con le intelligenze artificiali e con le civiltà di cui stiamo parlando, ma senza sapere cosa sarà il futuro. Questa è la prima volta che si determina nella storia dell'uomo una circostanza del genere. Più o meno si sapeva che cosa poteva fare il proprio figlio, il proprio nipote, incanalarsi lungo la strada costruita dai propri genitori, oppure cambiare, variare se il figlio del contadino diventava dottore, ma insomma più o meno la variabilità della vita era possibile determinarla, sapere come poteva indirizzarsi in linea di massima il futuro proprio della famiglia e di una società. Oggi non si sa più. E parlando di intelligenze del futuro, l'idea che noi non possiamo neanche prevederlo, tra l'altro un piccolo orgoglio dei passatisti è che una cosa del genere la disse già Paul Valéry negli anni 30. Perché questo futuro non è immaginabile? Perché più si applica alla produzione e alla società l'intelligenza umana, meno si può prevedere il futuro, perché l'intelligenza umana è imprevedibile. Quindi più l'intelligenza crea, produce, e meno noi siamo capaci di individuare dove ci porterà, perché appunto la nostra intelligenza è imprevedibile. Finora tutti coloro che si sono arrischiati più o meno nella fantascienza o anche nel cinema a immaginare quale futuro l'hanno immaginato in senso distopico, cioè di una contrazione degli spazi morali e degli spazi umani. Era una piccola riflessione che volevo fare perché aggiunge alle riflessioni che abbiamo fatto insieme, credo francamente più o meno in modo omogeneo, e quindi questa è già una rarità nei dibattiti pubblici attuali. Volevo aggiungere questa. A chi mi rivolgerei oggi? Ma ho già detto, nell'aldilà, non c'è solo Berlinguer, ma certamente... Ma certamente no, perché una volta però che uno di là, ma sì, una volta che lo puoi fare non è che ti fermi, no? No, vabbè, ma Enrico Berlinguer, insieme a tutti gli altri nomi che volete mettere a seconda delle vostre simpatie o delle vostre inclinazioni di quell'epoca, era un gigante,
Oggi ci sono dei nanetti. Non è colpa solo, ha ragione Andrea, non è solo colpa della tecnologia. Beh, poi dovresti anche trovare un giornale che ti diffonde l'intervista in un milione di copie, diciamo, sarebbe anche quello un po' complicato. Ho visto che c'era un tipografo qui che mi aveva aiutato quando ero ragazzo, può darsi che mi rivolga a lui. Ma insomma, non voglio esagerare, però la decadenza delle classi politiche, che non è solo figlia, dicevo, del dominio tecnologico, ma anche di tanti altri fattori che adesso sarebbe lungo, e beh, è evidente, è sotto i nostri occhi. Quando incontriamo in Italia, ma anche all'estero, qualcuno che ha una sua formazione politica, di destra o di sinistra che sia, rimaniamo meravigliati, perché non si usa più in Italia particolarmente. In Francia c'è ancora la scuola della grande amministrazione, ma insomma voi avete capito che la più grande potenza dell'Occidente probabilmente si dividerà tra Biden e Trump. L'avete certamente capito, perché ogni giorno, già 10 mesi prima, ci cominciano a parlare di questo. Ma siamo in presenza di una incapacità di ricambio, ma non è solo per l'incapacità, per esempio, del Partito Repubblicano di imporre un altro nome, ma proprio un'incapacità di ricambio delle classi dirigenti. Se vedete le seconde e le terze file, non sono quelli ipotizzabili come possibili presidenti, non sono minimamente paragonabili alla storia che noi conosciamo di quel grande paese. E se questo riguarda quel grande paese, con un possibile presidente che dice potrei incoraggiare la Russia a invadere i paesi della NATO, beh, voi capite che siamo di fronte a un tracollo di una civiltà dialogica, di una civiltà politica. Quindi no, non mi rivolgerei a nessuno, se è possibile, se appunto Diletta ci dà una mano. Con ChatGPT, fai una tutto, bella intervista. Prima di tutto incontrerei Enrico Berlinguer, poi trovandomi in quel mondo credo che farei degli altri scoop. Grazie.